ci lascia soli? Possiamo andare dopo. E se abbiamo voglia di proseguire. Buonasera e benvenuti all'ultima conferenza per la sessione inverno e primavera. Riprenderemo in ottobre. Stasera abbiamo ospite Boris Podrecka, che veramente non necessiterebbe di presentazioni, ma è nato a Belgrado nel 1940, è cresciuto a Trieste, ha studiato architettura al Politecnico e all'Accademia di Belle Arti di Vienna, si è laureato con Roland Reiner, è stato professore a contratto a Losanna, Parigi, Venezia, Filadelfia, Londra, Harvard, Boston e Vienna. Dal 1988 è professore ordinario e direttore dell'Istituto di Progettazione Architettonica e Teoria dello Spazio all'Università di Stoccarda. È stato nominato dottore honoris causa dall'Università di Maribor e dall'Università di Belgrado, Chevalier des Arts et des Lettres della Repubblica Francese, ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, membro onorario di varie accademie di scienze, membro onorario del Bund Deutscher Architekten. E qui mi fermerei. Prima di dare la parola al nostro ospite, ricordo che stasera la conferenza vale un credito per l'Ordine degli Architetti e quindi prego tutti gli architetti in sala alla fine di andare a firmare la propria presenza al desk. Grazie. Boris, a te. Grazie, però. Grazie, no. Dite, fino in giù, sì. Allora, tante grazie per essere qui presenti e anche all'associazione, che non so perfettamente il nome, però mi ha spiegato qualcosa in più. Ringrazio anche Francesca per l'invito, ringrazio Piero. E ringrazio la Diana che ha fornito per questa conferenza dei materiali di casa che io non avevo nell'archivio. E questa conferenza è una conferenza forse troppo architettonica per uno che non è architetto, però dovrò puntare più su temi che non sono prettamente architettonici, ma hanno da fare anche con l'etnologia, con l'antropologia. Perciò questa conferenza, ma anche quello che come architetto costruisco, si chiama più architettura che non la mera architettura. Io devo scusarmi del mio italiano, che ormai è maccheronico, si dice, no? Così un po' si dialettale, triestino, un po' maccheronico, ma in qualche modo ce la farò a spiegarvi quello che ho preparato. Sì. Fishing for compliments. Okay, okay. Allora, vorrei parlare innanzitutto di un personaggio molto importante, non conosciuto, appena noto in Italia da forse qualche anno, c'è qualche scritto, qualcosa, che è un tedesco che si chiama Gottfried Semper. Gottfried Semper è nato, adesso vi dico un po' su Semper, poi vi faccio vedere un po' della nostra architettura viennese del tardo Novecento, i famosi Wagner, Loos e questa gente qui, e poi vi faccio vedere l'influsso, le cose sulle cose di casa, sulle tre Venezie. Si dice Triveneto anche, no? Sì. Triveneto, ecco, sul Triveneto. E dunque non ci sarà una comparazione subito tra Vienna e il Triveneto, perché sennò vincono sempre i tedeschi, capisci? Allora presentiamo solo prima i viennesi
E dopo facciamo questo gruppo, diciamo così, locale, di casa, con tante belle cose che anch'io devo dire sinceramente non conoscevo bene, non conoscevo tutto, ma ci sono delle cose che veramente vale la pena di toccare con le mani dell'architetto. Gottfried Semper è un uomo che non dà pace né in famiglia, né alla moglie, né ai figli, né a nessuno, e circola in tutto il mondo e vuole sapere come funziona il tutto. Ed è nato nel 1803 a Amburgo, la più bella città tedesca, le più belle donne tedesche, i maschi anche alti, capitani, biondi, grandi. E Amburgo è la città che praticamente uno, non so di voi se era in Amburgo, almeno io non ho visto mai qualcosa di, come dire, brutto, come per esempio a Berlino, come anche a Monaco. Una città fantastica ed è un porto, come era anche Trieste, al tempo del mercantilismo, con questo fleur dei marinai che girano di sera, con i piccoli bistro, con questa atmosfera del parterre che la città possiede, e ora è anche una città con delle bellissime cose per la cultura. Herzog de Meuron, i due architetti, con l'opera o il Concerthaus e queste cose. Questo Semper adesso gira, va in Grecia, Norchia, Etruria, Messina, Firenze, Parma, tutta sta Italia bella, e Palladio, Bramante, Michelangelo studia e comprende e vuole in qualche modo anche rispondere. E lo troviamo in veste di giurore per un progetto dove ero anch'io, ma anni fa, in giuria, un elemento di architettura che sempre piange, sempre in crisi, il Teatro Massimo di Palermo. Ed era giurore, ma anche lì ha avuto difficoltà perché c'erano tante discussioni, e allora ha detto buonanotte, me ne vado. A 33 anni, giovane, è già professore, è uno che ha studiato il latino, è uno che sa un po' tutto, ma anche sulla natura, non solo la cultura, diciamo così, della letteratura o filosofia, no, anche scienza. E questa scienza è una cosa importantissima, che lui con questa scienza penetra nel pensiero dell'architettura che finora non c'era, perché si parlava di stile greco, di stile quello lì, di stile, no. E dunque l'importanza è qui per oggi, nel tempo che viviamo della decarbonizzazione, della renaturalizzazione, mamma mia, e della digitalizzazione, cioè questi nuovi parametri, questa cosa si associa facendo un balzo indietro con le teorie di Semper, e per questo ne parliamo oggi. Scappa a Londra con Riccardo Wagner, musicista, perché sono i rivoluzionari durante la rivoluzione del 68, e a Londra vede il nuovo, è invitato per il Grand Palais di Paxton, la grande fiera internazionale. Lì naturalmente ci sono i giardinieri, il verde, tutte queste cose associate a un'architettura di vetro e ferro, una cosa nuova, e allestisce anche un angolo, una grande scenografia sul accostamento, si dice accostamento, fra natura e scienza, no? Natura e scienza. Scrive un libro molto importante, che è una Bibbia, la Praktische Architektur. La parola praktische, la parola pratica, è la prima volta che arriva, che giunge nei libri di cultura. Questo pratico non sussisteva, è una cosa che lui impone nella sua scienza. Pratica, viene criticato dal grande storico Riegel, che gli dice: questo tuo è un determinismo materialistico, e questo non fa parte arte di architettura. Ma sempre mostra in questo suo ideogramma una maggiore, come dire, complessità concettuale, che non in questo
questo slogan, come dire, cattivo di Riegel, e lui continua questo suo interessamento senza guardare al ballo in maschera degli stili, dei stilemi e di queste cose, così già un po' rimasticato. Ecco. E dice: no, l'architettura non fa parte del vostro discorso, dei materialisti, dei storicisti e dei puristi allora, in quel tempo. Come sapete, Otto Wagner è un grande personaggio, è quello che ha introdotto il moderno a Vienna, era un signore imprenditore, quel padre imprenditore, i primi progetti sono così, diciamo così, per far qualche soldo, possiamo dire, ma sulla scuola, sotto la pressione dei giovani, Hoffmann, Olbry, Brechnik, tutti questi fantastici personaggi del fin de siècle, Wagner anche cresce e vede che ci sono altri problemi che non i soldi in architettura, diventa molto molto ambizioso e fa una vita interessante, una vita piena di, come dire, di vicinanza alla moglie, è innamoratissimo della moglie. Quando la moglie muore, ogni giorno le scrive una lettera, cioè comunica con la moglie morta, una cosa molto, non so come si può dire, una cosa che è così tropica, sì. E praticamente inizia con questo moderno, la musica, scrittori, Robert Musil, tutte queste cose, che questa Vienna cresce come una città capo di una nazione con più di 60 milioni di persone, con tutto attorno, questo grande impero. E naturalmente qui nascono delle, in Italia si dice correnti, no? Correnti queste correnti, dove lui riflette sempre nelle condizioni originarie della società umana. Ecco, qui lui parla di tutto un po', parla di fibre vegetali, parla della scienza, parla di politica. Dunque non è questo discorso così dolciastro sull'arte, sul classico, ma è uno che vive il tempo. E in questa Londra vede la famosa capanna caraibica, che è un sinonimo per la progressione della teoria di architettura. Cioè, cos'è il primo? Lasciamo stare questo qui, lasciamo stare. Sì, ma sì, la puoi lasciare, perché va bene su quello che sto dicendo, ho avuto fortuna con te. E praticamente si interessa di antropologia più di architettura. E dunque, in questo saggio che dicevo prima, troviamo il tetto, cioè quello sopra, che è una cosa protettiva, è la prima cosa che l'uomo fa. L'uomo non ha niente, esce fuori da una, come si dice, dove si va in terra con le pietre, da una rotta, viene fuori e deve proteggersi. E cosa fa? Ha le pietre infilate, ma non può tagliare un albero, no? E allora cosa fa? Taglia le erbe, i bambù e tutte queste cose, ne fa un nodo, il plurale dei nodi è il tuo pullover, il plurale del pullover è come gli hanno gli indiani, come si chiama la... Vai avanti adesso. Sì? Ecco, vedi, quello lì, e il plurale di questo è la casa, ma la casa tessuta. Dunque, la prima casa dell'uomo non è di pietra. Anche in Egitto non erano solo i templi, anche loro vivevano nelle capanne. E dunque questo, diciamo così, una visione completamente nuova in architettura. È come Musk oggi, no? Che vuole andare a 1200 chilometri da Udine a Genova, siamo a mezz'ora. Capisci? Era una cosa assolutamente nuova questa visione. E poi la parete e il pavimento vengono tessuti come stuoie di intrecci vegetali. All'interno il focolare rappresenta il perno centrale, come dirà poi Freud anche.
dove ci accomuniamo socialmente. E fino allora esisteva l'architettura monocroma, ci diceva sempre che l'architettura è bianca, andiamo ad Acropoli, vediamo l'architettura bianca, 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 come lavarsi i denti, bianche, e sempre scopre, viaggia, gratta i monumenti, trova i cocci, no? Dietro. No, avanti. Queste macchine sono un terrore, devo dire. No, andiamo indietro. Va bene, ma comunque vedremo, forse arrivano dopo, forse sbaglio io. Vai indietro. Ecco, e da questo tessere, perché la vita è talmente difficile e così via, l'uomo ha bisogno di una creazione che non è né percepibile né visibile toccandola, cioè ha bisogno di un sogno. E allora questo tessere genera anche l'ornamento, cioè l'ornamento nasce dalla tessitura, come la prima parete nasce dalla tessitura, come il tetto, il soffitto, nascono tutto da questa erbe e bambù in centinaia di nodi. Questo è l'inizio dell'architettura, non l'architettura greca, non il capitello, non quelle cose che pensavamo a scuola. Allora, il nodo è il primo del dettaglio del costruire. E gira attorno e c'è questo, naturalmente questo genera delle grandi polemiche, perché dice anche il ferro, ma come costruire in ferro? Ma il ferro non ha origine, il ferro è un liquido fuso che si scalda, capisci? Insomma, possiamo fare delle sedie, ma non possiamo fare le cattedrali in un materiale che non è come, non so, l'erba, la pietra, queste cose originarie. Dunque anche qui è una grande polemica con i francesi, col fantastico architetto Labrousse. Se andate a Parigi un giorno, andate il primo giorno a visitare la biblioteca Saint-Geneviève di Labrousse. È uno dei spazi più belli. Io ogni volta che sono a Parigi, è come andare al Moulin Rouge. Invece di andare al Moulin Rouge, vado nella biblioteca di Labrousse, che è una cosa fantastica. Qui, in questi spazi, vedrete l'inizio del moderno e questa grande polemica del Novecento. Dunque, queste osservazioni di Semper sono delle osservazioni semiotiche, sono analoghe all'etnologia di Levi-Strauss, il rapporto fra fibra e nodo dell'arte tessile, la texture, ma soprattutto agli intrecci nodali del pensiero umano di Lacan. Non so se conoscete Lacan, i suoi disegni che sono praticamente tessere. Sono diciamo interferenze mentali nodali che si incrociano e dissociano e formano il pensiero. È la stessa cosa, è il nodo. E tutto ciò può essere visto anche alla luce della semiotica odierna e in particolare della zoosemiotica, che evidenzia fenomeni similari contrari alla predominanza del modello solamente finora linguistico. Ma questo vale anche per oggi, anche per noi architetti, le editorie, le pubblicazioni. Mamma mia, si parla sempre di postmodernismo, di minimalismo, di destruttivismo, di cose assurde nell'Ottocento. Ecco, ma back to the roots, ti dice sempre. Torniamo alle origini di queste cose. E allora sempre ha e vive, lui costruisce anche molto, ma vive questa attività teorica, fa grandi progetti, opere, musei, teatri a Vienna, Zurigo, Dresda, Amburgo. Dunque non è solamente un teorico, è uno che si sporca le mani. Ed è sicuramente, almeno per noi architetti che lavoriamo prettamente in Mitteleuropa, ma i nostri mercati si sono aperti, non è più come prima, lavoriamo dappertutto come zingari. E Gottfried Semper è sempre il padre indiscusso di questa architettura mitteleuropea,
Perciò parliamo qui, in questo luogo, anche dobbiamo parlare dei suoi influssi che avevano questi architetti Torres e questi architetti del Triveneto. E si basano appunto sull'aspetto teorico e pratico del costruire, cioè sul saper conciliare aspirazioni artistiche, antropologiche e pratiche nel manufatto architettonico. Dunque si diramano come conseguenza storica, e per questo siamo qui, anche nelle tre Venezie. Bene, questo così spero che avete capito quello che voglio dire. Qualcuno può anche chiedere qualcosa, naturalmente interrompermi, non è una conferenza così di come dire, gesuitica. Ecco, allora lì vediamo, per esempio, in questa, vediamo che il tessere, dopo tessere e tessere, l'uomo ha voglia, come dire, di star meglio, di inventarsi anche l'irrazionale, e dunque la fuga sull'ornamento si deve dire che ti porta all'irrazionale, a uno che si può dire bello, brutto, cattivo, cioè ti porta a una riflessione che non è solamente tessuto, ma ha una dimensione in più. Andiamo avanti. E allora qui è praticamente la prima casa. La prima casa tessuta, vedete anche la persona che fa, come diremo oggi, i prefabbricati, si può dire, i prefabbricati del tessuto. E vediamo, e questa è la seconda teoria, la Stoffwechseltheorie, il cambiamento della materialità, cioè quello che ti offre l'ornamento come ricordo antropologico è talmente forte del tessuto che lo riporti anche nella pietra, anche nei materiali duri. E dunque l'origine di questo ornamento che lo vediamo nella vita, nella pietra, nei legni, nei materiali plastici, è di origine tessile. Questa è la grande scoperta di Gottfried Semper. Andiamo avanti. Ma cosa succede? Succede che i francesi, intellettuali, un po' cattivi, dicono no, dice, la casa originaria bisogna tagliare il tronco, metterlo in piedi, e il rivestimento, si dice in dialetto triestino, se quel che c'è. Bene, e invece vedi, e invece qui c'è questa grande polemica su questo che influisce su tutta la nostra architettura oggi e dei nostri padri, di tuo nonno, Provino. Ecco. E Le Quai dice, vedi, la casa è un tronco, poi mette quel strano triangolo di tronchi e fa la casa con i pilò. Vai avanti. E questo determinerà tutta l'architettura anche moderna. Vedi, Le Corbusier a sinistra ha i pilotis ed è bianco. Ma Loos, il mitteleuropeo, sogna tappeti, prende il più bel marmo greco, il cipollino di Eubea, e con il cipollino copre, veste lo spazio, e vedrete nelle sue case, la sua casa è un'antropologia. Vado nel soggiorno, vedrete poi, siamo in Grecia, siamo in Inghilterra. Cioè il gentleman che viaggia nel mondo guarda e impara. Questa è la grande differenza che vedete in questa immagine ancora oggi fra le nostre architetture, anche se non parliamo più di nazioni. Andiamo avanti. Allora, Semper gira il mondo, gratta i muri antichi, trova dei cocci e guarda. E finora era chiaro che il passato era bianco. E allora dice no, il passato è il passato della policromia. E si inventa questa parola che usiamo anche oggi, la policromia. Dunque, era un mondo in technicolor. I templi greci erano tutti pieni di colore, i templi egiziani, vedremo, erano tutti di colore.
E vedete a destra quell'immagine, è una ricostruzione di un capitello. Dunque, il colore era anche il sogno per abdicare alla difficoltà della vita prammatica. Andiamo avanti. E vediamo i suoi studi, sono suoi disegni del tempio greco. Lui sta ad Atene, sta per terra con i blocchetti, con gli acquarelli e ridisegna il passato. Il passato, dico io, in Technicolor, brutta parola, ma i primi cristiani quando vengono, quando entrano in Egitto, vedete sotto, distruggono le cose. Poi qualcuno un po' le ridipinge, ma anche male. Ma in verità il mondo egiziano era un mondo di Technicolor. Era un mondo policromo. E questo è la, forse, diciamo così, dopo il nodo, tanti altri casi, anche una grande scoperta di Semper, l'architettura policroma. Avanti. E allora lui guarda, vede, ma come mai un capitello sui quali posano 300 chili di pietre, è il simbolo di un fiore, una cosa, una femminuccia, una cosa lirica, il fiore. E questo i nemici tedeschi di teoria non lo capiscono. Anche Frank, che tu conosci, Frank, scrive, ma no, il nostro passato è greco, ma come sti egiziani, ma questo non è il passato, come mettere questi pesi sul fiore? Ed è una cosa fantastica, perché se voglio dimenticare il peso della vita, allora lo maschero. E questo fa l'egiziano. E questo dovremmo fare noi in architettura. Avanti. Ecco, vedete le foglie di sempre. È un architravo, se torni indietro, scusa, è un architravo. Sì, eccolo qua, a sinistra, vedi? C'è un architravo che tiene, ma è un rotolo di foglie, come per dire, dimenticati questa tragedia della vita di portare i pesi. Andiamo avanti. Ecco, e qui c'è la policromia, dove praticamente l'architettura e anche la colonna è un racconto, è un libro aperto, è più che tenere i pesi. È antropologia. E come vedete a destra in grafica, le colonne sono cetrioli, come si dice? Cetriolo? Cioè, sono così vegetali, vedete, sono i fili, le corde e così via, che si propongono sulla pietra, sulla cosa più posante, appunto per prendere via il peso, non come i greci che ti fanno vedere il peso, come sono bravi, i muscoli, come i boxer nel ring, no. E dunque è tutta un'altra cosa interessante che influirà soprattutto l'architettura del vetro, cioè architettura del leggero, cioè di aprire come una farfalla il mondo. Avanti. E qui vediamo una lavanderia sotto, quello che si vede, una lavanderia sul lago di Zurigo, ma vedi, è prima cosa è policroma, poi ha tutte queste cose, lo zoccolo, ha, come dire, un prefabbricato, ha il ferro, è praticamente quello che fa Otto Wagner, il grande padre che dicevo prima di tutto il moderno. Anche lui nelle stazioni viennesi fa la stessa cosa, fa lo zoccolo duro di pietra, poi mette leggero questi portanti, queste bellissime marmi, oro, così. Dunque questo ornare, ma vedete, sempre è il motivo vegetale. Il motivo è sempre vegetale. Andiamo avanti. E poi quando fa lui le case o le case dei suoi allievi, le pareti, le metafora, le cuce, le fa a cucitura per far alleggerire l'architettura. Dunque fa i bordi, non è il bordo della pietra battuta, ma sono superfici accantonate e ricucite. E per questo dona all'architettura un'altra cosa, una modernità, una leggerezza. I corpi sono pieni che passeggiano praticamente in questo
in questo leggero passepartout, ma non è vero che è leggero perché il muro è pieno, ma lui otticamente lo alleggerisce. Questa è una grande lezione. Avanti, e anche nella sua casa, nella villa, vediamo questa ceramica blu, che è praticamente una specie di cucitura con la quale tutto il cubo della casa viene, come dire, protetto. La metafora del tessere, la metafora del textile. E anche se vediamo l'entrata, che praticamente è un libro per sé, abbiamo questa armonicatura a tre scalini con i bordi, sopra c'è lo sacro, che è un intervento di Gustav Klimt, e sotto c'è il profano, la porta di alluminio con i bulloni, freddo e caldo. Avanti. Max Fabiani è uno dei vostri, Poliziano, Fulgiano, qui viene a Vienna, intelligentissimo, è l'unico austriaco, perché era professore al Politecnico, di essere stato in Asia, in Grecia, la piccola Asia, Damasco, e ha visto il mondo, torna a Vienna con una testa così e tutti lo acclamano. Wagner gli chiede come fare la prima casa, è una casa palladiana. Wagner non sa molto di architettura, è un pratico, uno che faceva soldi, come dicevo, però adesso entra con queste ambizioni in questi labirinti dei quali vi sto parlando. E Fabiani gli dice esattamente come deve fare questa casa un po' toscaneggiante. La seconda casa l'ha fatto vedere. Los lo prega, caro, dice Fabiani, fammi il tragitto con i miei allievi, non faccio lezioni a scuola, in Cameroni, quelle carte, no, passeggio in città e racconto. E poi discutiamo davanti al barocco, davanti al Biedermeier. E Fabiani gli fa il tragitto. Allora voglio dire, era un uomo incredibilmente colto, ma anche come architetto aveva dei spunti, ha fatto la casa moderna, ve la faccio vedere, già nel 1895 penso, 1899, comunque prima del Novecento, prima delle case di Wagner, questo si dimentica. Cioè il vostro Fabiani è stato il primo a fare uno che, guardandola così, diremmo sì, ui, è moderna. E l'altra casa che vediamo è la casa in ceramica verde, dunque era già uno dei nostri oggi, no? Un verde con questa facciata di ceramica in piena città, dunque era una sensazione avere questa minestrone di vegetale in facciata, era per Vienna un schiaffone. E lui, anche lui, condiziona questa teoria di Semper del vegetale, dell'antropoformismo, di tutti questi alleggerimenti dei pesi e delle architetture. Dunque la facciata è un giardino ed è, secondo Semper, fa parte di questa teoria policroma dell'architettura. Purtroppo la cosa bassa è stata, no, questa è un'altra cosa, sì. Un architetto che è caduto col paracadute, direi io, ha rovinato un po' questa casa. Bene, lasciamo stare, no? Ecco, vede la parte sotto, non è la sua originale, che vedete nelle nostre ricostruzioni dell'architettura a sinistra. Avanti. Forse il personaggio più complesso della scuola di Wagner, di questa grande famiglia, non sono in molti, sono non so, neanche una ventina, sono degli apostoli, cioè questo gruppo apostolico attorno a Wagner, che conia la secessione, conia il moderno. Il gruppo c'è Klimt, ci sono questi grandi pittori, ci sono i filosofi, già inizia i giovani, sono i positivisti che non credono alla storiella freudiana della psicoanalisi, ma dicono fammi vedere
e quando lo vedo ci credo. Mach, Spitz, Carnap, tanti emigrati in America, pian piano anche loro con questo gruppo sono del pensiero, fanno, diciamo così, un'opposizione al probabilismo di questo gruppo freudiano o semifreudiano. E questo povero Plečnik è uno che viene da Lubiana, un ragazzo, è un Tischler, come dice Tischler, che fa il legno, è un falegname, padre falegname, e vede dei disegni di Wagner nel Künstlerhaus e si dice che casca le braghe, no? Come si dice, capisci? È completamente, ha visto la Monica Bellucci, no? Si è innamorato in queste cose. E corre da Wagner all'Accademia e dice: maestro, o lei mi prende come collaboratore o io mi butto nel Danubio. E Wagner, che vede che ha da fare con un matto, ma gli dice: c'hai qualcosa, c'hai qualche disegno? Plečnik gli fa vedere i disegni da falegname, sono disegni da falegname, ma sono belli disegni da falegname, non di architetture. E Wagner, furbacchione, pensa: ma vabbè, ma forse anche per me forrà qualche mobile, e lo prende, è la sua grande fortuna. E diventa un grande architetto che poi lavora per Masaryk a Praga, il grande castello. Se eravate a Praga, vedrete, il suo grande, insomma, lavora poi a Lubiana, professore, fa una grande carriera. È uno dei miei, come tu sai, io ho fatto la sua grande esposizione al Centre Pompidou, 500.000 persone. All'apertura erano di Plečnik, cioè io l'ho inventato un po', questo Plečnik, questo grande maestro. E adesso è in crisi, ma dice: adesso devo fare una casa, ma la faccio vegetale coi fiori, o come faceva Wagner, oppure mi attengo al tessere, a questo probabilismo funzionale, e non può dormire. E il risultato è che fa una facciata così e l'altra facciata colà, ma è scontento, è infelice. E Wagner gli procura da un concorso un grande lavoro, andiamo avanti, la casa Zacher. Questo che vedete è una cosa fantastica, se andate a Vienna, è del 1902, le case di Wagner, e poi sono del 1904, cioè Wagner inizia, per noi sempre il Wagner, ma ci sono gli allievi che fanno tutte queste cose prima di lui. Lo sorpassano, come si dice, con la motocicletta. E vede la facciata che vedete, è la facciata di Amleto. Come faccio? Allora, la parte sotto pensa alla struttura, al strutturalismo semperiano, cioè il filo verticale, la fibra, il tamponamento, proprio in un senso moderno. Ma poi dice il professore Wagner: se vedo che fa questa cosa, il me butta fora, perché non faccio i fiori e le decorazioni e queste cose. E alla fine decide di fare veramente la cosa innovativa. Vedete questa facciata che vedete a destra? È la prima facciata curtain wall. Significa la individualità di un tappeto, dietro un po' di aria, mattone e cemento armato, e i fili verticali fatti anche di granito, perché a Vienna allora, se non si costruiva con il granito di Francesco Ferdinando delle sue cave, non avevi così presto i documenti per farlo. Vabbè. Allora il padrone fa sto compromesso, gli procura sti graniti e Plečnik fa questa fantastica casa che vedete. E sopra questo manto sono contrapposte delle figure grandi, degli atlanti che guardano la testa in giù e tengono il peso di questa grande struttura orizzontale di bronzo. Una cosa bellissima, perché c'è questa astrazione della pelle e c'è questa figurazione naturalistica del frontone sopra. Dunque è una delle case più belle, devo dire, dell'intera monarchia, ma non solo più belle, ma più intelligenti. Cioè questa curtain wall di granito pendente e un tappeto.
è un tappeto appeso di un'altra materialità. Ecco, vede, questo e sono questi fantastici angoli, vedete queste angolature, e se guardi la casa, l'Atlante ti guarda giù e ti dice guarda come pesa, cioè c'è qualcosa anche di parlante in questa cosa, non è una cosa classica come in Grecia, è un altro tipo di figura. Matzner è lo scultore, e questo liscio rivestimento della casa. Avanti. Allora, il vestibolo porta la luce zenitale. La luce zenitale è 3 o 4 volte più forte della luce laterale. Questo bisogna sapere. Dunque la luce zenitale è la luce più bella e anche quella che costa di meno, se guardiamo la forza della luce. Dunque sono 7 piani di luce zenitale che cadono in questo vestibolo, continuano giù, come cantina, come dice, continuano giù. Dunque questa è un'idea molto bella. Dunque fuori abbiamo questo manto che potremmo togliere con questi zip, questo manto, e poi gli atlanti che tengono, e questo manto dentro tiene questo buco di luce che penetra dentro. Così. C'è questo parlante, che è una cosa classica, bellissima. Mentre l'entrata, quando si va su, il Zacherl era un commerciante intelligente, boironiano, era un beneditino, cioè della parte dei beneditini, finanziava e così via, e andò a Tashkent, Russia, e scoprì lì una polvere contro le terme, contro le tarme. Dovete sapere che allora gli appartamenti erano pieni di tessili, erano pieni di tappeti, di oggi non ci sono più, ma la borghesia ricca al Ring teneva le finestre aperte perché aveva paura di guardare sulla realtà della strada. Una metafora, le rivoluzioni e queste cose. E tornò a Vienna, aveva questa polverina, e da questa polverina diventò una specie di industria. Lui si costruì una fabbrica come omaggio a una moschea di Tashkent, c'è ancora a Vienna, una storia assurda, ed era il maggiore promotore di Plečnik. Tutto quello che Plečnik ha fatto per la famiglia di Zacher. Molto importante lui per questa cultura viennese. Ma la prima casa di questa storia che vi sto raccontando, ecco, siamo di nuovo qui vicino, è Max Fabiani. Max Fabiani che, come dicevo, era uno che sapeva costruire l'antico e ha fatto l'Urania, che non vi faccio vedere, un grande edificio per guardare le stelle e così via, in maniera classica, per poter diventare professore al Politecnico. Appena diventato professore si è messo a fare il moderno e ha fatto tutte queste bellissime cose. E la più bella, forse la più importante, è questa Artaria House. È la casa di un editore in piena Vienna, proprio nel centro di Vienna. Dall'altro angolo c'è la casa di Loos. Io penso che molti di voi erano a Vienna, avete visto questa cosa forse. E se non andate a vederla, è una cosa fantastica. E Fabiani è quello che, come dire, forse inventa il bullone, quello di Wagner, perché sopra l'architravo di questa casa ci sono questi bulloni in prima fila. Poi è uno dei primi che alza il piano terra a 2 piani, come si faceva a Chicago, a 2 piani, cioè la casa diventa naturalmente molto più, come si dice, slancia, sì, verticale, slancia, da questo slancio. E per la prima volta fra le finestre del Biedermeier, dove il vetro è messo un po' fuori, perché le strade erano, come si dice, non erano larghe, allora se mettevi il vetro della finestra fuori dalla parete, un pochino fuori, avevi gli specchi, e quando guardavi in prospettiva la strada si specchiava e si allargava. E lui per la prima volta nell'Europa centrale conia la finestra a sbalzo,
la bow o bay window, bow inglese, bay scozzese e irlandese, bow o bay window, dove posso guardare sia a destra che a sinistra, dove ho una maggiore informazione su quello che succede in strada. Questa finestra, a fortuna, Laws, il grande architetto, la riprende, ma la fa a nastro, non come singola perforazione. E andiamo avanti. Ecco, e questa è una foto così che a me piace molto, perché ci sono due cose. C'è il primo architrave in ferro che tiene la casa, c'è il pilastro di marmo, c'è Canciani, uno scultore che anch'io ho promosso, di Cormons. Quando ho fatto la piazza di Cormons, ho scoperto Canciani, il suo atelier, che aveva anche delle cose bellissime, e ho preso una scultura e l'ho messo sulla piazza, con la fontana. Canciani, che ha fatto molte cose a Vienna. E vedete, lì dietro c'è la colonna di marmo, c'è il freddo segno del nuovo tempo, l'acciaio, ma ho letto Semper, e faccio quella piccola cosa vegetale, quel piccolo capitello vegetale, come dire, grazie sempre che mi hai imparato il nodo, la fibra, tutte quelle cose che vi raccontavo prima. E la stessa cosa la fa Plečnik a Lubiana, in modo classico, nella sua enorme, vi farò vedere, biblioteca patetica. Vedete, le orecchiette della colonna dorica sono vegetali. Come per dire, anch'io lo so. E questi giovani fanno vedere, ho letto i libri, questo è importante, cioè non parlano di pede, ma dicono abbiamo letto il nostro grande maestro, Semper. In Italia è stato scritto molto sulla scuola viennese, su Otto Wagner, su queste cose, libri e mostre, l'editoria si dice in Italia è molto ricca, molto più ricca della nostra su queste cose, però si è dimenticato sempre. Nessuno non ha scritto, ci sono delle poche cose, nessuna biografia di Semper, che era il padre del tutto. E sempre queste storielle sugli Jugendstil, secessione e queste cose. Bene, andiamo avanti. E questa è la sua biblioteca, dirompente, a pieni polmoni. E il carso, terra rossa e pietra, che lui ripropone in facciata. La biblioteca e la scienza, dove si studia, dove la gente deve sapere da dove vengo, cosa faccio. E allora lui con i suoi allievi praticamente alza questa texture di terra, vegetale, così, la alza e la ripropone in facciata. C'è il grande spazio dei libri con questa foratura, però non deve, come dire, non deve slittare fuori. E allora lui ci mette la colonna centrale. La colonna centrale è un elemento francese. La cattedrale di Toulouse, per esempio, ha questo pilone centrale. E il pilone centrale conclude una composizione, non due, perché due la aprono. Allora l'aria ti fila fra i due. Ma se metti uno, vuol dire chiuso. E fa questa grande colonna col segno semperiano vegetale, cioè fa anche un po' di storia su questa cosa, ci mette il sapere su questa storia, non è solo un tirante. E vedete il ferro a destra? E alla maniera di sempre, non può essere usato come una cosa portante e così via, perché è un materiale fuso, non è né pietra, né legno, né fibra, né erba. E dunque si gioca con lui in maniera secondaria. Deve avere la mano giù, avanti. Ecco, e adesso questa è una cosa delle più note di Wagner, è la famosa chiesa di Steinhof. Steinhof, non possiamo dire manicomio, ma è una istituzione fatta da Francesco Giuseppe. Migliaia di soldati tornavano, si dice traumatizzati, traumatizzati dalle guerre, Prima guerra mondiale, migliaia di soldati, migliaia di persone, migliaia di infermiere con queste gambe rotte, sangue e tutte queste cose della guerra, della prima, non era come oggi che si bombardava con le cose. Sì.
E allora Francesco Giuseppe decise di fare questo, non è manico, ma di fare una grande, per i malati di mente, queste cose, Steinhof. Ed ha fatto una città, ha fatto delle case per le specifiche malattie, le case, e la corona di questo paesaggio urbano, da dove si vede tutta Vienna, è la cupola d'oro. Allora quando si entrava a Vienna, dal West, la prima cosa, venivi abbagliato come da un santo, venivi abbagliato da questa cupola e sapevi, ora sono a Vienna. E la complessità di questo, vedete anche il ferro di questa penicillina che non tiene la penicillina ma non di più. Wagner fa vedere che ha letto Plečnik, che ha letto Klimt, che sa cos'è il bullone e il grottesco del postamento e la femminilità di questo bel marmo bianco con i piccoli bulloni, è come una spilla sul tailleur di una donna. Avanti. Queste sono le ricostruzioni che io faccio con i miei studenti e con i miei assistenti per far capire loro che non si può imparare solo dalla fotografia, ma si deve, come dire, entrare nel corpo per capire l'architettura, entrare, come dire, in questo fluido, questa nervatura dell'architettura, non solo l'immagine, per essere cattivo, la cartolina. E allora facciamo queste cose per far vedere. Dunque, questa chiesa ha la cupola che ha l'informazione, che dice siamo a Vienna, siamo di oro e così, ha una cosa che è urbanistica, diciamo. Ma sotto una chiesa, come vuole Wagner, deve avere una intimità. Dove mi inginocchio non posso guardare 3.000 Bramanti e 4.000 Michelangeli, dove devo avere una cosa eterica per riconcentrarmi. E lì vediamo questa seconda pelle appesa su queste cose, questa dicotomia tra la femminuccia sotto e questo maschione che dice la città, sono qui, in questa cosa. Avanti. E questa è questa bellissima tela fine, questa femminuccia, che sta sotto la struttura, ma perché è gentile, in segno quasi a croce, taglia il proprio tessuto e fa anche vedere come circa è la verità della costruzione dietro, ma in un modo molto elegante, non a metafora aperta. Avanti. E questo è anche quello che Wagner sogna, dunque la dematerializzazione del mondo. Basta questi muscoli di architettura, queste forze, questa roba, è una cosa anche un po' femminile, cioè questo fare il mondo, fare dal mondo un velo, fare qualcosa dove l'azione dell'uomo è in prima fila, ma non è accompagnato da muscoli e pesi di pietra. E qui vedete la facciata, che è una facciata fatta di elementi a bullone, come un cartone, tac, 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 una cosa leggera. E sotto questa dematerializzazione dell'interno. Andiamo avanti. Povero Wagner, uno che è architetto sa cosa ha patito per questo progetto, perché Wagner aveva coniato questa grande idea di una chiusura di vetro, la vedete in giallo dei nostri studi, quella grande, e sotto c'era questa libella che volava e, come dicevo prima, concludeva uno spazio a sé, spazio portante della città e lo spazio dell'interno, che sono due cose differenti. Però la banca, che era una grande banca, ma era un po' il tempo della crisi economica, poi vi farò vedere, la crisi economica lo costringe a fare un sandwich, cioè a calar giù questo vetro. Sto povero Wagner, io me lo immagino queste
80 notti che non ha dormito su questa cosa, questo interruptus. Comunque lui se la cava davanti, e qui vediamo questi bellissimi dettagli. Vede, sono queste ricostruzioni con i miei allievi che io trovo ma molto importanti. Solo così si può capire l'architettura. Basta con le belle foto. La foto è una bugia. E vediamo vediamo questi grandi connessi di questi elementi. Vediamo anche come andiamo avanti. Ecco, vedi, Wagner interpreta quello che è una cosa oggi attualissima, cioè il come dire, l'aria, il caldo, il freddo, i passaggi della, come si dice, circolazione dell'aria, come si dice, quest'aria. Cioè non è solo una cosa fatta di pilastri e così via, ma l'architettura è tutto un sistema di nervi, anche il non visibile deve essere rappresentato. E c'ha questi corpi di alluminio con queste bocche di aria messe come dei pilastri in un tempio greco, ma non sono pilastri, ma sono per le condizioni di vita, per stare meglio. Raffreddamenti, riscaldamenti, elettricità, cioè tutte queste cose immateriali che lui in qualche senso materializza perché fanno parte della vita. E d'altro canto li mette su un grande tappeto di vetro, dematerializza il suolo con dei suoi disegni, questi bellissimi vetri fatti poi in Cecoslovacchia, l'industria cecoslovacca, l'industria del vetro. Lohmeyer, abbiamo parlato oggi, che faceva per gli architetti cecoslovacchi, queste cose. Dunque si può dire che è un'invenzione, ma io penso, quando avevo visto la Biblioteca Nazionale di La Brusta a Parigi, che è la sua grande prima biblioteca, ho visto che anche lui aveva dei corpi come delle colonne greche, alla greca, con le cannelure e con te. E forse Wagner l'ha rubata, non lo so. Vedremo. Sì. Andiamo avanti. E quella cosa che è una cosa bellissima è, ecco, questo suolo di vetrocemento. Sono disegni di Wagner. Non so se a voi piace, ma uno che è architetto, vede, alla fine, in verticale, ci sono questi corpi raffreddamento, riscaldamento, queste cose. E tutta la costruzione corre verso questi corpi, ti fa vedere quando cammini dove aria, c'è questo traslucido, quando sotto c'è la luce, questa cosa si dematerializza, ed è una cosa che potrebbe essere una bella facciata anche. Cioè può essere reciproca, vetro di facciata e i tiranti verticali. E infatti Wagner, in questa dematerializzazione dell'architettura, cioè questo tirar fuori con le cose nuove che abbiamo, fare farfalle e non cose mitiche. I suoi giovani, Wagner è già vecchio, la moglie li muore, queste lettere che le scrive, è già un po' stanco, i giovani vanno a visitarlo, gli portano tante cose così, e lo istigano: maestro, cosa potremmo ancora fare? Benck, un ungherese giovane, che sarà il grande architetto del cemento armato in Ungheria, gli ungheresi hanno delle bellissime costruzioni, il primo metro è stato costruito non a Vienna, ma è stato costruito a Budapest, questo tante volte non si sa. E come i cecoslovacchi erano in vetro, gli ungheresi erano in beton, no? Questa cosa. E il suo Benko, già a scuola, avanti, vedete, fa una facciata, ma una roba incredibile. Una facciata di vetro, come in America. C'è un po' di secessione qua e là, su e giù, ma è veramente una cosa fantastica. Cioè l'illuminare la città, darle questo city, questo senso epico alla vita di città. Avanti. Wagner però
la crisi economica sempre di più pesa. Ecco, vedete al postamento giù le belle pietre arrotondate della prima fase quando c'erano i soldi, e poi deve fare queste pietre, questi cartoncini, ma lo fa bene e ci piace, se la storia non si sa, ci piace lo stesso. E anche fa vedere che ha letto Semper, vedete sotto quel tettino, sono praticamente bottiglie di alluminio messe una sull'altra. Invento una bottiglia, una specie di bottiglia, e poi faccio tac, 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 e mi viene fuori una colonna, così industriale. E fa vedere che appunto il ferro, materiale fuso, come dicevo prima, non originale, si possono fare queste cose, questi adattamenti e questi allargamenti piccoli di un manufatto. Avanti. È sempre il vecchio Volpone che sa tutto. Prima di morire, fa a Vienna un grande deposito di scenografie dell'opera e del Burgtheater. E fa un muro grande, pesante muro con dei buchi come delle finestre, cioè una struttura portante neutra, metti dentro quel che vuoi. E dentro fa la sua più grande torretta di ferro, che non porta pesi ma porta luce, ferro e luce. E vedete, fa questa isola di ferro in questo grande, grande muro, fa vedere come si usa il ferro. No, la casa è la casa, è fatta di pesante, ma dentro c'è questa articolazione leggera che fa vedere luce e metallo come si usa. Il minimo, canne di bambù semperiane. E per la prima volta fa un solaio in ferro. Fa un solaio in lastre di ferro, perché? Perché si possono corrugare anche per l'acustica, il legno non puoi, la pietra non puoi, il ferro lo puoi, l'elasticità, e fa vedere come col ferro si può fare una grande superficie del solaio, elegante o non elegante, ma bella. Los, andiamo avanti perché sennò, non, ecco, andiamo avanti, la sua casa di Los, questi sono i suoi mondi che vedete. Che vi dicevo prima, dunque la casa è la casa di un gentleman che viaggia, e il soggiorno è pieno della pietra di cipollino, la pietra di Eubea, la pietra classica che il mio tavolo di lavoro a Vienna, ho anch'io un lastrone, non si trova più, per fortuna l'ho trovato in un deposito della ferrovia, un lastrone enorme, e lì guardi questa cosa e vedi la tua vita, trovi il fiume, trovi il Danubio, trovo la madre, il primo schiaffo che ti ha dato lì, pac, capisci? Tutta questa vita è parlante, una materialità parlante. E dunque Loos cerca questi materiali che raccontano della vita, che raccontano del mondo caldo e queste cose. Dunque il soggiorno è di marmo, poi si sale, si cambia volume, sono volumi su volumi che vedrete nei studi, e la sala di pranzo è in Inghilterra, e mahagoni, quel bellissimo legno scuro. Dunque adesso viaggio e poi vado nella camera sotto a sinistra della signora che era una nota violoncellista, e trovo il legno di limone, mamma mia, e sono a Capri ad un tratto, e poi da Capri, dove sono i giovani che giocano, chi se ne frega dei marmi, e legno di lacca, legno laccato per i giovani. Dunque la materialità racconta storie di vita, la casa di Loos è la casa del gentleman che viaggia. Avanti. E qui vedete nei nostri studi dei modelli, vedete le sezioni, che ogni spazio ha una propria figurazione. Ogni spazio è una casa, casa, nella casa, nella casa, nella casa. Ecco, così si compone la storia, mentre fuori è un bianco intonacato con delle finestre, così non far chiasso in città. La casa, che la vediamo dalle strade, è neutra, è vergine, come dire, non dà fastidio alla vita. Dunque la città si compone di elementi analoghi, ma la vita privata non può essere tua e mia, la stessa vita. E questo lo faccio vedere
attraverso questo assemblage di spazi differenti e con la, e torniamo sempre, la flessibilità e la differenza fra le materialità, fra i rivestimenti. Il rivestimento è parlante, il mattone è dietro e non si vede. E il povero Loos, prima di andarsene, ama la Francia, fugge da Vienna a Parigi per la casa, che aveva tanti problemi con questa casa famosa e così via, e vede queste case a scaloni dell'industria, e si innamora di questo e vuole fare la stessa cosa per i lavoratori. Lui ha un cuore sociale e vuole fare questo qui e mettere nel buco che sta sotto i pompieri. Ma viene, dico, ma pompieri, non puoi fare una mezza città, non abbiamo tanti pompieri. Insomma, sogna anche. E l'unica cosa che lascia sono delle case private a scaloni come ricordo di questa idea sociale non realizzata. Avanti. E adesso il Triveneto. Questa casa che vedete è molto più secessionista della secessione viennese. Dunque questi giovani del Triveneto, che naturalmente viaggiano, qualcuno va al Politecnico, con Giannini penso, ci sono degli architetti che frequentano anche il Politecnico, ma guardano, c'hanno la rivista Architect, la rivista di Otto Wagner. Otto Wagner giovedì accomuna tutti i suoi allievi tutto il pomeriggio fino a sera e si discute sull'architettura, si apre la rivista e si discute. Olbrich, che è il suo allievo migliore, parla molto bene, il migliore disegnatore, tiene la matita verticale così e i ragazzi aprono la carta, la fanno su e giù, e quando la carta è aperta è una volta precisa. Wagner non sapeva così disegnare, era innamorato di Olbrich. Non so se conoscete Olbrich, che poi in Germania ha fatto carriera e così via, così via. Dunque questi ragazzi stanno lì e discutono fino a sera. E tra questi ci sono anche qualche di questi delle tre Venezie, come Torres, lo conoscete penso, no? Torres è uno dei famosi vostri. Poi c'è il Costa per Aria, che è l'assistente di Fabiani, che sa tutto, ma vedete la casa è un po' anche il taglio che ha fatto a Vienna, che avete visto. Io non voglio farvi vedere adesso una di Fabiani e una dei nostri qui, perché sennò vince sempre l'altro, capisci? Allora voglio farvi vedere singolarmente questi architetti che hanno lavorato qui. Dunque anche qui c'è un pizzico di venezianità, se vediamo l'ordine, ma il tripartito, la parte posteriore, i bulloni di Wagner che vedete sopra, l'architravo, ecco, sono tutte cose che arrivano da Vienna. Avanti. Poi c'è Umberto Fonda, e sono i primi angoli a Trieste aperti, cioè è un'invenzione fare su un angolo la loggia la faccio su parete dritta, no? Ma questo gli interessa, cioè quando la casa, quando una facciata e l'altra facciata come una nave fanno zac, e allora proprio lì, sul punto più interessante, perché vedo destra e sinistra, faccio la loggia. Questo un po' è una sua così invenzione che non c'è a Vienna. Questo è il tipico di uno che è qui, che conosce la mediterraneità più di un viennese. E vediamo sull'altra parte, sull'altra facciata, queste fantastiche texture, cioè l'apoteosi della superficie che racconta. Racconta il mare, racconta le pietre, questo rilievo della superficie. Questa è una cosa che lui introduce nel Triveneto. Fonda fa questo grande palazzo e qui si vede questa cosa tipica che vedremo in tutti i lavori, che naturalmente assapora la secessione viennese. Se guardiamo il portale, vedete con quelle due signore, per non dire donne, e questa diciamo elasticità della pietra e il rozzo postamento, ma poi il rosso pompeiano, e poi scappa da Vienna col rosso pompeiano perché non c'è mai stato.
E questo è un po', diciamo così, una cosa molto moderna. Non è una crisi in senso negativo, ma è questo bipolarismo di tendenza: sono qui o dietro a me Roma, e poi la Roma più tardi col fascio sarà 5 volte più Roma, e dall'altra parte c'è questa Vienna che amo, degli anni giovanili, con i fiori, con la secessione, con il valzer. Andiamo avanti. Ecco Zaninovich, e guardate la prima immagine. La prima immagine è più Vienna, e la parte sotto è quella di Fabiani e Plečnik, scarna, e poi il tripartito delle finestre, e poi questi bellissimi fiori, fin de secle, così, è più quasi viennese che Vienna. Ma d'altra parte, questa casa, che è una casa che io, quando vivevo, quando ero bambino a Trieste, vedevo ogni giorno e pensavo che fosse di Sommaruga, strana cosa, non sapevo, pensavo che fosse di Sommaruga. Qui vedete questa secessione, il corpo così gentile, e poi questa mediterraneità piena di ombre, scultoria, che come una mano tiene così una verginetta, una mano ruvida che tiene una cosa fine. Ecco, questa casa molto bella, e anche così questo trapassamento delle culture di Triveneto. Per questo l'architettura del Triveneto è per questo interessante, ed anche è la cosa molto tipica, che ti fa vedere questo trapassamento, si dice trapassamento? Trapasso di queste culture. Guerre, ma anche così di mentalità, non parliamo solo di guerre, ma anche di mentalità, i vicini che cerco di interpretare, le tradizioni che hanno, le storie che si incrociano. Avanti. Sì, questo l'abbiamo visto più o meno, andiamo avanti. Ecco, Raimondo da Ronco con Marcello d'Olivo, un architetto che non faccio vedere, che è del moderno, sono i due di questi luoghi che hanno avuto la fortuna oltrepassare i mari, gli oceani. Allora, questo vostro Raimondo da Ronco, che era il più grande esportatore, direbbe un commerciante, della cultura mitteleuropea dell'oltremare in Turchia, costruito molto in Turchia. È un po' come la figura di Schindler e Neutra quando vanno in America e fanno 2 vite, e poi solo quella americana. Cioè l'architetto che fa 2 vite, che ha 2 vite, che polarizza 2 vite. E in qualche modo incomincia, vedete a Vienna, i disegni che avete, sono tutto fini, gracili. Così sono fatti di nulla, di canne, diremmo alla Sempero, di bambù. E poi vedete sopra una casa in Turchia, lorda, pesante, c'è un Jugendstil, la secessione, ma guai fare una roba a Vienna così, perché è pesante, scola, la pietra scola, piange, piena, forte, piena di muscoli. Ecco, queste sono le dicotomie dell'architettura del Triveneto. Avanti. E poi il lavoro più così in vista, conosciuto anche a Vienna, il più completo transfer della secessione in Italia. E dunque, come dire, è, come dicevo prima, è più viennese dei viennesi, diciamo così, no? Sono queste scenografie matte e piene di fiori, di pietra, di mattoni di vetro e così via, avanti. E poi questi primi lavori, ecco, vediamo la mano di Olbri, che sa fare queste belle volte e queste cose. È un lavoro quasi da studente, direi, ma una cosa molto interessante, come questi giovani che vengono per Vienna, chissà dove, che vengono da chissà dove, per un viennese che è Triveneto, e che praticamente qui raccolgono questo miele di Vienna e poi lo trasportano a modo loro in questa cultura. Una cosa molto bella questa del trapasso, e non copia. Avanti. E vediamo da Ronco le ricerche giovanili,
con questa fioriera e con questi disegni quasi caricaturali della secessione viennese, e poi in Turchia esporta il Jugendstil viennese. Questa facciata a destra è una facciata di una casa di Turchia, ma con lo stesso tema che ho trovato che Pietro mi aveva gentilmente dato i documenti. Poi c'è Daronco, ma già maturo, e che adesso riesce in qualche modo non esportare la Jugendstil a Vienna, ma di cercare di sintetizzare una specie di appropriamento delle due culture che in modo elegante mette assieme. Associa Wagner e Olbricht a Sinan e Khayruddin. Sinan, il grande architetto, per me uno dei più grandi architetti, quando vado a Istanbul prego dove è sepolto, che adesso questo racconto perché è troppo personale, ma alla tomba più bella del mondo, un'altra volta parliamo di queste cose, e Khayruddin è quello che ha fatto il ponte di Mostar, se conoscete Mostar, quel bellissimo ponte turco. E dunque Daronco, questo ragazzo di qui, conosce questa prima e adesso assapora quella seconda e cerca di mettere insieme il Cerdak, il Erker turco e tutte queste cose, cerca di metterle assieme e vi riesce. E vi riesce, come vedete nelle foto, nella foto giù, ecco questa torna indietro, ecco vedi a destra giù, pare la casa di Frank Lloyd Wright. Vedi, è una casa che assomiglia alle cose di Frank Lloyd Wright, cioè di un moderno. Avanti. Poi sono le sue case alla turca, come si chiamavano, sul Bosporo, che è un conglomerato di diverse architetture lattane fra di loro e di interpretazioni individuali, ma anche controverse. Cioè lui ama il controverso, non è che fa l'elegantuz, ma qualche volta gli piace dare una sberla, come si dice, a questa complessità. Ecco, vedete poi in questa casa elegante verticale di Daronco proprio questo incontro. Troviamo tutto, troviamo la secessione con la facciata con i puloni di Wagner, Lerker, poi troviamo la fioritura della fronte, Vienna, e troviamo il Cerdak, che è questo elemento che esce fuori verticale, turco. Dunque è un assemblage di due culture diverse, la diversità, cioè come interpreti la diversità. Ecco, questa è una cosa molto importante di questi ragazzi del vostro luogo, cioè l'interpretazione delle diversità. Andiamo avanti. E come dicevo, poi cambiano e alla fine, vede, c'è questa tomba Art Deco, e poi c'è Daronco questa cosa, questo pathos di questo minestrone classicheggiante, un'apoteasi del peso della storia, che non è riconducibile ad un linguaggio originario, è un vero collage di una probabile mediterraneità, potremmo dire, e non ha assolutamente più a vedere con questo trapasso che dicevo prima, questa cosa. È una cosa ormai, così, scusa che dico, stanca. Avanti. E poi c'è Giberti a Udine, un architetto moderato, lo vediamo a destra con questi eco di Vienna, ma se guardiamo la parte sinistra e guardate la finestra su, quella finestra in alto, la piccola finestra alla fine della casa, vedete, quello è già Roma, è già il fascismo, è già Piacentini. Ecco, e piano piano il fascio entra in questa architettura mitteleuropea e si fa sempre più largo e largo. Avanti. Un grande decoratore che io devo dire anche non conoscevo molto bene, era Essello di Udine, che si fa la propria fabbrichetta, è un artigiano
e ha una grande cultura formale e assorbe il Jugendstil viennese, ma anche il Liberty anglosassone e anche il francese, fa delle cose che le fa a Parigi Guimard o Majorel, gli architetti francesi eleganti. E come dire, e si fa questa fabbrica che sarebbe piaciuta a Plečnik, di rigida monumentalità, cioè ha un modulo A, due colonne, e potrebbe filare 3 chilometri, non ha né centro né fine né nulla, anche eventualmente una cosa moderna. Questo è il Sello. Poi c'è Pietro Zanini, mamma mia sti ragazzi, Pietro Zanini, che vedete la piccola casa sotto, che è proprio Vienna, è proprio Jugendstil, potrebbe essere la casa di Hoffmann. Ma dopo, dico io, non ne sono sicuro, ma penso di sì, assapora la Germania. È la Germania che si fa avanti nel Triveneto. Le case di Mendelssohn, le case di Behrens, di Behrens, le fasce dinamiche sulla facciata, gli arrondottamenti, le finestre a spacco d'angolo. Mamma mia, un viennese non l'avrebbe mai fatto. Rompere l'angolo con la finestra, lo vedete? Ma i tedeschi lo fanno. Ecco, vedi, e questo è questo pizzico di tedesco che fiorisce anche in questi luoghi. Poi potremo parlare di altre cose. Andiamo avanti. Sullama Venezia, la famiglia israelitica, molto presente nella cultura veneziana, la famiglia colta, famiglia di viaggi, di grandi viaggi, e vediamo la prima cosa di Sullam, una delle cose, che è venezianità. Ma se guardate bene i pesi della facciata, cioè le relazioni fra verticale e orizzontale, questo modulo tutto asimmetrico, come bene funziona. È anche una cosa imparata a Vienna. Questo Wagner, nella sua scuola, imparava con i pesi, faceva dei pesi grandi, pesi piccoli, faceva una specie di cartone e poi vedete, e la facciata poi andava così, allora si doveva fare altrimenti, mettere lì. Dunque, vedete questa facciata che è molto elegante nella non simmetria della facciata, ma anche lui poi passa a un certo monumentalismo dell'art deco che vedete, come tanti altri di questo luogo che cambiano la geografia culturale. Avanti. Torres a Venezia, la stessa cosa, la cosa analoga, sono la vita di un architetto perché deve vivere e deve tante volte associarsi al potere, al colore politico, e dunque all'inizio è più viennese dei viennesi, vedete queste villette, Olbricht sopra a sinistra con quegli arrotondamenti del peccato, insomma è tutta... È più Vienna che Vienna, come dicevo, queste cose. Ma poi all'opera tarda la netta ideologia mussoliniana che frantuma questo gioco viennese e si allontana dalla chiarezza e modernità anche della scuola di Como, anche di Terragni, di questi fantastici giovani di famiglie ricche che facevano la seta a Como. L'architettura comancina che andavano a Parigi, conoscevano tutto, non Milano, non Roma, no Como. E questi ragazzi ricchi, Terragni, sapevano tutto ed erano bianchi, erano moderni. Avanti. E vede purtroppo, forse uno dirà un giorno, come si dice, che piasi e non che piasi, dicono a Trieste, no? Questo, io dico oggi perché vivo oggi, dico a me questo mi genera dei problemi, questa architettura, e l'opera tarda è questa, come dire, sono cose anche fatte abbastanza bene, queste atterrazioni, anche l'Oscoli va a fare, ma se vedete la monumentalità e i documenti e queste cose, è una cosa plutocratia, come si dice, non fa parte di un senso democratico delle cose, di un sistema discursivo sull'architettura. E prendi o non prendi, avanti. E siamo a Trieste, sulla sinagoga di Perlam. Questa è una cosa molto interessante,
ed è molto anche significativa e degna della Mitteleuropa. Cioè, si compone di volumi, come vedete, autonomi, però vengono intersecati dipendenti dalla loro funzione interna, dunque funzionali. E l'inizio della progettazione, come vediamo, questo avanzamento stilistico si ferma quando si genera il segno, sinagoga, il segno. Dunque il segno condiziona la purezza dell'assemblage spaziale. Ed il segno, l'architettura cambia dagli schizzi, vedete giù a destra, gli schizzi sono secessionisti, sono viennesi, ma l'ornamento è lo stesso, perché l'ornamento non si può cambiare, la croce non si può cambiare e fare della croce una stella e viceversa. E dunque l'assemblage è quello moderno, ma poi si decompone in queste cose. E se andiamo avanti, sono le case di Berlam a Trieste, che sono le case, la Casa Rossa che vedete, e Amburgo a Trieste, il mercato, il più grande mercato del caffè, ancora oggi Trieste, Amburgo e Trieste. C'è questo odore nei compartimenti lì attorno, così si sentono questi, i sacchi, l'odore del sacco, queste cose, su questo liscio al mare di Trieste. Padre e figlio generano queste cose, avanti. Poi c'è Dante Fornasir, che lavora a Ponzano e fa un villaggio operaio e tante cose, policro, ma avanti fa una cosa, eccola qui, no? Va indietro, che è fantastica, andate a vederla, che io anche non la conoscevo, che è una cosa molto bella, che sta fra il Jugendstil, cioè fra la secessione, ma anche l'art déco, uno stadio. E poi c'è a Trieste Fornasir, con il grande, la stazione marittima, per me personalmente il muro di pianto. Quando ero bambino, quando ero a scuola, al ginnasio, andavamo lì ogni giorno, dopo guerra, a salutare per sempre i compagni di scuola, le famiglie che dall'Istria, dalla Jugoslavia di Tito andavano fuori e non rimanevano, qualche rimaneva, ma andavano per sempre in America, in Australia, in Argentina. Questo era il nostro, ma ogni giorno era il muro di pianto, era il muro di pianto, quando si incaricavano su queste navi e poi non ci siamo visti più. L'architetto è un architetto industriale, uno che fa le cose prime di cemento armato, avendo anch'io ho lavorato con lui, come dire, perché ho vinto un concorso, Trieste è la città del Nossepol, che non è stato costruito, ma dove vedete sopra a destra c'è questa lingua che guarda l'orizzonte, che è la continuazione del manufatto di Fornasir, dell'architetto. C'è questo connubio fra moderno, poi ci sono altre cose che adesso non è, l'albergo, il business center e così via, così via. Cioè ho toccato anch'io un po' lui, avanti. E poi c'è Provino Valle, questa guild di tre architetti, Udine. Anche lui incomincia con lo Jugendstil, poi dico io, Piero, scusa se dico un po', degenera in questo stile avanti storicista, pesante, e non ha a che fare con la modernità viennese. E nello stesso momento in Germania incomincia il moderno, l'Ostfrank in Austria in questi anni, ma qui c'è questo traballamento stilistico dal quale lui tenta di uscire. Andiamo avanti. E andiamo ancora avanti. Ecco, e qui vedete l'Amleto, l'architettura dell'Amleto. Guardate a destra, ci sono questi cassoni con un'architettura a pilastri, come dire, antica, romana, antica. Però 5 minuti prima di mezzanotte dice, oh mamma mia, in Germania fanno tutte queste robe con le lastre, e fa nello stesso manufatto queste grandi lastre, vedete, orizzontali. E c'è questo connubio fra modernità e classicismo, classico, diciamo, non classicismo, tra il classico. E vedete come piano piano questo fascismo se ne va avanti, con questa, sì, questo, e ogni tanto viene fuori, spunta fuori
una progressione linguistica, una cosa molto moderna, rinfrescante, proprio rinfrescante come questa, che non ha più queste storie avanti, e questi ideogrammi stilistici del fascio, abbinato al razionalismo, piano piano si aprono e alla fine c'è il movimento moderno, come vediamo nel disegno sottostante, che è quello che noi diciamo il pulito, e l'architettura bianca che vedete qui, che poteva essere a Berlino, a Vienna, dappertutto, qui con queste cose il Triveneto è di nuovo all'altezza dei grandi movimenti europei. Cioè finisce, come dire, in bellezza. Avanti. E adesso vi faccio vedere che anche, sono due o tre diapositive solo, ma vi faccio vedere che anche noi che lavoriamo, anch'io quando lavoro, c'è sempre presente, non lo facciamo vedere a bocca aperta, no, quasi lo nascondiamo, ma facciamo vedere sempre, e facciamo vedere queste cose antropologiche e questi dettagli, il filo, la fibra, il nodo, i cambiamenti della materialità, il liscio e ruvido, le torsioni, le forme di tanti aspetti, di tanta grammatica semperiana che cerchiamo di deporre nel moderno. Avanti. E questo è uno degli ultimi progetti, è un grattacielo, ma vedete il corpo, sono nodi di altri materiali, di vetro, e sopra ci sono queste cuciture, vedete sotto, è la grande cucitura che mantiene un mondo, e questa cosa, avanti, sta proprio in asse con la cattedrale di Vienna oltre Danubio. Dunque è un connubio sul Danubio tra un'architettura moderna, periferica, scoprire un territorio, e la città antica, E questo volevo fare vedere, questa apoteosi, Semper, Wagner, Triveneto, ma che questa poetica ha tanta sostanza che vale di continuarla. Grazie dell'ascolto. Grazie Boris, bellissimo excursus, grazie. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Sì, vieni, per vieni, piacere. Vieni più vicino, sai, perché sì. A questa età si sente un po' male. Io ho iniziato nel 91, no, questo mestiere, con Capesaro, no? Ah, sì. Quindi ero con Marco, insomma. Sì, sì. Ecco, quindi, diciamo, la lezione sul dettaglio e sulla materia l'ho imparata molto bene, no? Solo che, sì, poi, ed era anche un mondo piccolo, no? Mi ricordo quando lei mi passava uno schizzo, andavo a fare il prototipo in scala 1-1. Era bellissimo. Poi il mondo è diventato più grande e anche io sono andato in giro per il mondo a lavorare. Ma dove eri? Eri fuori, proprio lontano? Ma quando? A lavorare, dici, sono andato nel mondo. Sì, 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 in Russia, Ucraina, Iran, Kazakistan, dappertutto. Mamma mia. Solo che il problema è che l'architettura è diventata un qualcosa sempre di più omologato anche, no? E si è perso il dettaglio, ci chiedono di fare le cose come materie finte, legno finto, pietra finta, marmo finto, è tutto finto. E quindi il mio problema è un po' questo, cioè capire se siamo ancora forti come figure, come architetti, cioè se possiamo ancora dire qualcosa. Abbiamo dei committenti che se non vedono un rendering... Sì, sì. Abbiamo committenti che se non vedono un rendering non capiscono niente. Abbiamo anche amministrazioni che chiedono il rendering, le sovrintendenze che chiedono il rendering. Siamo schiavi, no, di queste cartoline. Allora, sì, io mi chiedo se proprio siamo ancora in grado di dire qualcosa. Sì, no? Sì. Allora io penso di sì. Io immagino che la risposta sia sì, però... Allora, guarda, fa vedere un po' prima. Adesso ti faccio vedere... Vedi, anche qui, scusa che dicevo, vedi la ceramica, il legno, la cucitura,
Per esempio, ci sono possibilità nel moderno di fare queste cose che faceva anche sempre, ma in materialità diverse che ci vengono incontro. E adesso fai vedere l'altra foto. Ecco, vedi, ecco, noi lavoriamo molto sulla superficie, perché la superficie era sempre fatta una cosa per belvedere, per adornare, si diceva una volta, nel senso classico. Ma vedi, oggi abbiamo delle ditte, delle persone, noi lavoriamo molto anche con sociologi, anche con etnologi, e io ho fatto il biocentro a Vienna, ho costruito, non so se conosci, ho conosciuto tante persone, e vedi, lavoriamo con la bionica, che sarà il futuro della nostra nuova superficie del mondo. Sì, poi chiaro che... E lì ci sono queste possibilità di climatiche, di luce e così via, capisci, in dei sandwich. Questo è il progresso tecnologico che ci viene incontro e che tu devi fare attenzione a non addormentarti su queste cose e lavorare, diciamo così, delle cose paffute che si conoscono. Ma il problema è uno che tu dicevi, naturalmente, il committente, no? Sì. Il committente anche oggi, il committente è un turbo capitalista con il quale dobbiamo vivere. L'architetto, la prima cosa che deve imparare è, come si dice, überzeugen in tedesco, chissà, eh? Saper convincere, questa è la prima cosa, ma devi sapere anche educare. Noi abbiamo, per esempio, io ho uno con il quale ho fatto già 8 lavori, ma lui l'ho educato io, pian piano. Lui è un uomo felice adesso. Dunque ci sono con la come dite, i vostri terribili. Io ho fatto il Capesaro a Venezia, che dicevi, questo museo, e ho avuto grande difficoltà la sovrintendenza. In Italia la sovrintendenza, io sono qui in Italia, scusatemi se dico, è un orrore. Sono lì delle donnette, delle che non hanno letto i libri, hanno letto Cesare Brandi, non so, 3-4 libri, ma non hanno letto Riegel, non conoscono, capisci queste cose? Sì, anch'io ho queste difficoltà. Però, ad esempio, dipende anche un po' dal contesto. Cioè, proprio davanti, cioè, a fianco al Palazzo d'Aronco, il municipio di Udine, io e un mio collega, non c'è, credo, di Napoli, abbiamo progettato un nuovo palazzo, no? Che sarebbe interessante che lei andasse a vedere, proprio attaccato al municipio, un palazzo Eden, cosiddetto. Ecco, non abbiamo dormito 3 anni, no? Perché chiaramente anche... Vuol dire, è difficile la comunicazione, no? Ma guarda, impara a non lagnarti. No, io non mi lagno. Io vado avanti come un capiaquilla davanti ai comitati del no. Guarda, noi siamo dei Don Chisciotte. Esatto, esatto. Capisci? Ti senti sempre ma anch'io, non so qua, ma impara a non lagnarti. Dimentica, avrai qualcosa da vivere. Sì. Non è che farai il clochard e dormirai sotto i ponti. Vedi, impara a non lagnarti e cerca di persuadere con i tuoi argomenti fino all'orizzonte, dove hai l'impressione che uno ce la fa, non andare, non la overdose di... No. Impara questo qui e vedrai che si può fare qualcosa. Lavora con questi scienziati, lavora con questi... È un tempo fantastico che viviamo. È un tempo terribile, per conto mio la digitalizzazione, le altre cose, la decarburazione, quelle cose ce la faremo in mondo, come sempre. Però il grande problema sarà per noi architetti la digitalizzazione, capisci? Perché la Sagrada Famiglia di Gaudì non è percepibile nel sistema della digitalizzazione, sai perché? Perché è matta, il matto in architettura è una cosa importantissima. Ci sono tanti esempi. Per esempio la digitalizzazione, questo non potrà assumerà nel senso numerico, una cosa fantastica per le banche, per queste cose, capisci? Ma il nesso, il succo dell'architettura deve avere anche
quello non possibile, come dire, quello matto, quello che non sta nelle categorie del, ecco, vedi, allora io non posso dirti un'altra cosa che non quella come lavoro io, vedi, e devi non, in Italia tutti si lagnano, anch'io mi lagnavo, ma alla fine, come dire, ero a se stesso noioso per lagnarsi. Tenta, vedrai che ce la fai. No, ma ce la facciamo, è la sensazione che siamo sempre una prima linea. Ma vedi, ma guarda, la sovrintendenza a Vienna, quando ho incominciato a lavorare come architetto, eravamo come cane e gatto, capisci? Adesso abbiamo noi un po' educato loro, e sono loro, per esempio nel mio caso, vengono, trovano un posto di Loos con il nero assoluto, una grande pietra, e vengono loro da me e dice: Podreca, ma che cosa si può fare con questo? Fammi uno scritto, capisci? Ma noi li abbiamo educati. E questa è l'unica cosa che posso dirti. Allora, grazie. Ringraziamo tutti i presenti. Ci rivediamo il 12 ottobre con una conferenza su il Colle di Udine. Questo non per i soci, perché per i soci la serata continua. Grazie. Professore, buonasera. Buonasera. Ci siamo sentiti tanti anni fa per fare un concorso per la piazza di Palma Nova. Che bello! Allora, ci davamo del tutto. Sono venuto a sentire anche un'altra relazione che è tenuta. Guarda, io mi ricordo solamente della Monica Bellucci, dimentico tutto. No, beh. Anche